Questa diga servirebbe a dare l'acqua nei campi, ma non solo, perché questa servirebbe anche a dare l'acqua per bere e ad uso industriale. Basti guardare questa immensità di acqua che prima nessuno voleva crederci, ma questo è un fatto dovuto essenzialmente alla volontà proprio decisa delle popolazioni qui della provincia di Foggia, dei contadini, dei braccianti, della povera gente in altri termini, che ha sempre lottato per far costruire questa diga che dia, aprisse la possibilità di irrigare i campi, perché questo è lo scopo essenziale per cui si è costruita questa diga. Proprio in questo momento che manca l'acqua per bere nelle città, l'acqua non la si dà. Qui c'è, ecco, quando è pieno che supera il livello, ci si scarica al mare. E vogliamo che si finisca anche questa emigrazione, perché le nostre famiglie giorni per giorni spariscono, padre, figli e le famiglie intere che si emigrano all'estero, nel nord e nel sud. Noi vogliamo che i nostri figli, i nostri padri, i nostri fratelli ritornano nelle proprie case per poter più lavorare e noi per poter più occupare più lavoratori. Vogliamo che le aziende si modificano di più per poter occupare più lavoratori, perché realmente se in un'azienda, faccio per dire, va solamente a seminare il grano non può dare occupazione ai lavoratori, dà disoccupazione. Ecco perché noi vogliamo che questa azienda viene modernata, modificata, per avere più occupazione di lavoratori dei braccianti agricoli. Teniamo presente in particolar modo le condizioni economiche e sociali oggi e occupazionali dei lavoratori agricoli, che viene ovvio il discorso preminente che l'occupazione è alla base di qualsiasi altro discorso. Per questo i lavoratori agricoli della provincia di Foggia e della regione pugliese chiedono nel rinnovo contrattuale di lavoro l'occupazione, chiedono le trasformazioni e quindi il discorso va allargato quanto riguarda il problema dell'irrigazione più in generale, quindi sulla utilizzazione delle acque per usi civili, agricoli e industriali. Il problema dell'acqua che deve vedere impegnati non soltanto i lavoratori agricoli, ma deve vedere impegnati i lavoratori di tutte le altre categorie. Ripeto, se teniamo conto dell'importanza che questo problema assume. Lo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno d'Italia, oggi più che mai, è il nodo centrale dello sviluppo economico di tutto il Paese. Lo hanno affermato alla Conferenza per il Mezzogiorno a Reggio Calabria, il 22 ottobre 1972, le federazioni degli edili, dei metalmeccanici e la Federbraccianti, facendone l'obiettivo principale della lotta sociale. Questa scelta di strategia e di lotta è stata poi ripresa dalle tre confederazioni nazionali per tutto il movimento sindacale. Tale movimento, proseguiva la risoluzione di Reggio, deve partire dal rifiuto del modello di sviluppo economico realizzato negli ultimi 25 anni e che oggi padronato e governo vogliono rilanciare assumendo come base di questo rilancio la sconfitta della classe operaia e l'ulteriore impoverimento del sud del paese. Il modello di sviluppo economico affermatosi in Italia da 25 anni è caratterizzato dalla subordinazione e dal drenaggio delle risorse umane, naturali e finanziarie del paese al beneficio di una ristretta base produttiva concentrata al nord, Fiat, Pirelli, Montedison, Olivetti, e orientata verso i mercati esteri. Il vecchio modello di sviluppo, dicono i sindacati, basato sulla crescita economica del nord e la disgregazione del tessuto sociale meridionale, non è più in grado di funzionare. Esso non solo condanna al sottosviluppo, alla crescente disoccupazione, all'emigrazione e in questo quadro all'isolamento e alla disperazione la gran parte delle popolazioni meridionali, ma si dimostra ormai incapace di sostenere lo stesso sviluppo economico del nord. Non so che shop, infatti, contratti lavoro.
Siamo andati in Puglia durante le lotte contrattuali di quest'estate per ascoltare i lavoratori di quella regione, per parlare con loro e cercare di capire sul posto cosa significa il vecchio modello di sviluppo economico, quali sono i suoi meccanismi e implicazioni concrete per la gente e per il territorio e che cosa significa il nuovo corso proposto dai sindacati. Lo stato dell'agricoltura in Puglia e il problema dell'acqua ci sono parsi esemplari a questo riguardo. La diga di Occhito addirittura un simbolo. Perché nella diga di Occhito sono invasati qualche cosa come 333 milioni di metri cubi di acqua che vanno a finire al mare, mentre certi gruppi di burocrati stanno studiando come acquistare costosissime macchine americane perché l'acqua buona, dopo che è andata a finire nel mare, la vogliono dissalare per renderla parzialmente potabile. Questa è la realtà della situazione. In questo momento ci sono i distretti ultimati che potrebbero avere l'acqua, mentre non la si dà. E qui la colpa è del consorzio di bonifica che è comandato dagli agrari e del potere pubblico, quindi del governo, dei prefetti che sono ancora questi prefetti che fanno e disfanno a proprio compiacimento. Basti pensare che adesso qui a Valle del Forture, dove scaricano l'acqua durante l'inverno quando la diga aumenta il limite che può contenere al massimo, ci sono oltre 5.000 ettari di barbabietole che si stanno seccando perché non c'è l'acqua. Ecco, in quelle zone ci sono dei distretti irrigui che sono pronti ad essere utilizzati. Si fa perdere una cultura che per quelle zone significa veramente vita o morte per quelle popolazioni, per quei contadini, perché poi non sono gli agrari che hanno messo le bietole, sono gli stessi braccianti, sono i coltivatori diretti che si sacrificano a coltivare quella bietola e adesso hanno chiuso la diga, quindi non gli danno l'acqua. E si sta facendo una lotta per far aprire la diga. Ecco le responsabilità come vengono al petto degli agrari e sono loro che comandano il consorzio di bonifica. La diga di Occhito è stata ultimata nel 1963 con i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno. Situata tra i monti del Daunia, che dominano il basso tavoliere di Puglia, essa raccoglie già da 10 anni le acque del Forture e può distribuirle su una superficie coltivabile di 154.000 ettari. In questo punto, sul fondo dell'invaso, si trova all'imbocco della galleria sotterranea lunga 16 chilometri, un vanto dell'ingegneria italiana, che porta l'acqua verso la zona da irrigare. Da lì dovrebbe diramarsi verso i campi la rete delle canalizzazioni, che però non esiste. I progetti sono pronti dal 1965, ma i lavori sono fermi, ufficialmente per mancanza di fondi. Un'altra diga è in costruzione alla Marrana Capacciotti, vicino a Cerignola. Potrà raccogliere 50 milioni di metri cubi d'acqua dal fiume Ofanto e irrigare 40.000 ettari della provincia di Foggia. L'invaso e il canale di adduzione dall'Ofanto saranno pronti nel 1976, compreso il periodo dei collaudi. Non si sa però quando potranno cominciare i lavori della rete di distribuzione ai campi. Sono in attesa che siano reperiti e stanziati i fondi necessari. Intanto si prevede a breve scadenza il licenziamento di un centinaio di lavoratori edili a causa del completamento di una parte dei lavori in corso. Il problema dell'irrigazione in Puglia è uno degli sconcertanti aspetti della politica meridionale che in più di 20 anni di Cassa per il Mezzogiorno, di politica degli incentivi al capitale e non al lavoro, di quella dei poli industriali diretti dal nord e per il nord, fino a quella recente della contrattazione programmata, ha fatto del sud dell'Italia il nodo centrale della crisi che investe l'economia del paese e dalla cui soluzione dipende l'intera politica economica dei prossimi decenni. E qui siamo in argomento. Se noi avessimo già introdotto l'irrigazione che partendo dalla Capitanata arrivasse fino alla parte adriatica della penisola salentina, oggi noi disporremmo della più vasta area di colture intensive di prodotti pregiati di prima qualità tali da tendere al primato nei mercati internazionali. Questo è che non si è fatto. Perché? Perché per portare avanti un ettaro di seminativo bastano 6-7 giornate lavorative per ettaro all'anno. Per portare avanti un ettaro di colture pregiate occorrono decine e decine giornate lavorative per ettaro all'anno. E se a ciò si aggiunge la pratica immorale della integrazione dei prezzi, immorale non quando questa integrazione va a vantaggio dei produttori,
ma quando va come va a vantaggio della proprietà assenteista, allora si capisce come anche il congegno del mercato comune, utilizzato in questa maniera, influisce per evitare le trasformazioni culturali e quindi si ha interesse a non fare la irrigazione. Perché la irrigazione, cittadini, non può più consentire grosse estensioni di terra coltivate a grano soltanto. L'irrigazione rimette in moto tutto il congegno ed intacca lo stesso rapporto di proprietà. Se le sconfinate distese di grano della Capitanata fossero sostituite con colture intensive, come avverrebbe appena fosse possibile irrigare, l'incremento della occupazione farebbe un balzo dell'ordine di 1 a 10. Secondo la tabella provinciale della Commissione del Collocamento, di fronte alle 7 giornate all'anno necessarie per la coltivazione di un ettaro di grano, un ettaro di uva a tendoni richiede 130 giornate lavorative all'anno. Un ettaro di uva spalliera, 130 giornate. Un ettaro di oliveti pugliesi, 80 giornate all'anno. E un ettaro di ortaggi, 300 giornate lavorative all'anno. L'irrigazione, quindi, oltre a dare un impulso decisivo all'occupazione, rilancerebbe l'agricoltura, cambierebbe la quantità e la qualità della domanda sul mercato interno, con benefici influssi sulla dieta degli italiani, e sarebbe l'occasione e lo stimolo per lo sviluppo di un'industria alimentare collegata alla trasformazione di prodotti agrari. Un tessuto economico di questo tipo, per la cui realizzazione la riforma agraria è indispensabile, aprirebbe prospettive finora insospettate di occupazione, di creatività e di dignità civile alle masse disoccupate e sottooccupate di giovani meridionali. Di concime, di macchine, di complesse per l'industria di trasformazione, commercializzazione dei prodotti, di surgelazione, trasporti, contenitori e chi più ne ha più ne metta. Oggettivamente crea potenzialmente nuove domande anche per l'espansione industriale, per la ricerca scientifica, per la creazione di servizi sociali e civili. E questo non è un problema solo della provincia di Foggia. La trasformazione irrigua di 200.000 ettari su 400.000 è un problema regionale e meridionale, io direi. Ma il blocco degli interessi economici e politici che sta alla base del vecchio modello di sviluppo denunciato dai sindacati chiude questo orizzonte di progresso e impedisce il rilancio dell'economia del paese. E qui il discorso rientra proprio in pieno nelle responsabilità degli agrari della nostra provincia. Questi signori che hanno sempre contrastato i progetti è per la diga e per le opere di canalizzazione, perché loro non sono interessati a far arrivare l'acqua nei campi. Questi noi li abbiamo definiti gli agrari, i nemici dello sviluppo economico. Questi sono i nemici della società, perché quando parliamo di sviluppo economico è ovvio che va nell'interesse di tutte le popolazioni, quindi dell'intera società. Noi siamo costretti ad importare dall'estero 3 miliardi al giorno per la carne. Mentre ha visto tutto il tavoliere, qui siamo venuti con la macchina, non si è visto un solo capo di bestiame. Quindi perché? Perché gli agrari hanno preso soldi attraverso le varie leggi proprio per la zootecnia, una volta quando hanno acquistato le mucche, un'altra volta quando le hanno ammazzate, quindi hanno prelevato sempre soldi. Non hanno nessun interesse, sono i nemici. Noi importiamo 3 miliardi al giorno di carne, importiamo 6 milioni di quintali di zucchero dall'estero e non produciamo la barbabietola, che qui c'è la possibilità proprio per il clima che noi abbiamo, per l'acqua che abbiamo, le campagne, che la bietola veramente è una zona che si è affermata in queste zone. Quindi tutto ciò non è possibile, importiamo latte, importiamo i prodotti e le derrate alimentari, per cui la bilancia dei pagamenti è deficitaria e questo influisce su tutte le categorie, quindi sull'aumento del costo della vita che in questi giorni è arrivato a cifre iperboliche, addirittura non se ne parla, non si riesce minimamente a stabilizzare questa situazione. Quindi questi sono i primi responsabili, ma oltre agli agrari che sono i responsabili di tutto questo fenomeno, c'è la complicità del potere pubblico e c'è il connubio fra agrario della Capitanata, agrario del Mezzogiorno e interessi degli industriali, gli stessi industriali, perché questi fanno parte al fronte comune dei padroni.
Qui si cerca proprio nel mezzogiorno di avere una massa di lavoratori sempre disoccupati in modo da utilizzare, secondo i periodi stagionali che pensa poco richiede un po' di manodopera, ma anche da fare la concorrenza agli stessi metalmeccanici, ecco, per fiaccare forse, per fiaccare la lotta dei metalmeccanici al nord, perché quando ai cancelli delle fabbriche certamente ci sono migliaia di disoccupati che bussano in cerca di un posto di lavoro, non è una condizione facile anche di poter lottare all'interno della fabbrica. E quindi ecco lì il connubio che c'è tra la politica agraria e la politica del padronato industriale, che hanno gli stessi interessi, che sono quelli. Gli interessi si intrecciano anche a livello internazionale. Il mercato comune, come abbiamo sentito, protegge i prezzi del grano con integrazioni finanziarie, premiando in questo modo la rendita della proprietà, invece di incentivare il lavoro dei produttori agricoli. Gli agrari foggiani non hanno interesse, perciò, a sostituire il grano con colture intensive, i cui ricavi sarebbero ben superiori, ma che richiederebbero investimenti e un minimo di capacità e di impegno imprenditoriali. I profitti ricavati dalla terra, insieme ai finanziamenti pubblici di varia provenienza, come appunto le integrazioni comunitarie e i piani verdi, vengono dirottati dagli agrari verso la speculazione finanziaria sulle aree o nel settore edilizio, provocando uno scempio urbanistico e una degradazione dell'ambiente senza precedenti. Il crollo di interi quartieri ad Agrigento, la trasformazione del Golfo di Napoli in una fogna all'aperto e l'esplosione del colera ne sono le conseguenze più vistose. I soldi vanno a finire quindi nella città, invece di essere reinvestiti sulla terra per accrescerne la produttività ed elevare i livelli di occupazione. Dalla città, attraverso il circuito finanziario e quello dei beni di consumo, i soldi ritornano al... Questo meccanismo, che trova appoggi e complicità ai vari livelli di potere politico e economico, nazionale e europeo, è quindi omogeneo al modello di sviluppo denunciato dai sindacati. Esso assoggetta alla crescita della rendita parassitaria e del profitto di un ristretto settore produttivo qualsiasi sviluppo delle risorse umane, materiali e finanziarie della regione e riduce il Mezzogiorno d'Italia a una terra di colonia. La politica comunitaria dei governi italiani, infatti, incurante delle caratteristiche e dei reali bisogni della nostra agricoltura, è subalterna a quella dei paesi come la Francia, la Germania e il Benelux, grossi produttori di grano, le cui esigenze protezionistiche trovano solidali gli agrari assenteisti italiani e il colonialismo dei grandi gruppi monopolistici del nord. Secondo questa logica, viene sacrificata l'intera agricoltura della nazione, i cui primi colpiti sono, insieme ai braccianti, i contadini, gli assegnatari, i coltivatori diretti, i coloni. Che cosa mi mandate a fare questi ingegneri di trasformazione? Se io devo fare la trasformazione, vado trovando l'acqua. Senza acqua non si può trasformare niente. Questa è la questione di fatto. Poi la trasformazione, io devo fare lo scasso, io devo mettere il barbatello, io lo devo alzare questo tendone. E per i soldi, chi me li passa a me? Nessuno. Li fanno vedere col pondagocci i soldi, un po' la volta, dopo 3-4 anni, fino a quando li fanno e piacciono a loro. Questa è la questione di fatto. Allora. Purtroppo i figli erano piccoli, hanno anche loro lavorato. Però si è arrivato un termine che questi hanno fatto i giovani, non è che non volevano lavorare, ma non potevano, non volevano riesci in famiglia, il terreno era poco, mancanza di acqua che non possiamo trasformare. Allora i cinque mi hanno lasciato e sono andati su. Allora due hanno rimasto sulla terra che non vogliono andare via, dice papà tu quando fai vecchio, dice rimaniamo noi sulla terra e la terra non ti prende. Ora che fanno? Quei figli che sono sopra. Uno mi ha portato una bambina qua per l'aria, che è malata, e mi ha detto, papà, io sono stanco lì, non voglio più stare, voglio tornare sulla terra. Allora in mano torneranno tutti i miei figli qua, sulla terra un'altra volta, per trasformarlo quello che abbiamo la fortuna di fare. Ora veniamo all'allontanamento dei figli, è così. La madre, sa, non c'ha un figlio vicino, piange, quello sta su e non li vede. Noi andiamo una volta all'anno per vederla a Milano e si va una volta all'anno, ma purtroppo è sempre il distacco. La mamma stona a me e dice andiamo, vende la terra, andiamo pure noi su. Ma io dico, sono forte, ho nato la terra e qua deve rimanere. Io ho altri due figli, quelli verranno anche loro sul terreno. La terra è buona? La terra è buonissima. Buonissima, sì, sì, la buonissima, terra è buonissima, il terreno ci da dei. Si vorrebbe le trasformazioni, si vorrebbe,
queste acque invasate nelle diverse dighe che vengono messe in pratica subito nella canalizzazione, perché noi soffruiamo di un'occupazione più assai e contemporaneamente c'è un reddito sociale molto più elevato nei confronti di tutta la società. Che è quello che non vogliono fare però. Cioè l'agrario. Quindi appunto l'atteggiamento degli agrari è questo. Loro, gli agrari, stanno facendo questo su parecchie svariate aziende, stanno estirpando oliveti, stanno estirpando vigneti, tendoni, spalieri, vigneti alberetto, fanno positivamente per metterci più in crisi, per non occupare, per non dare lavoro ai lavoratori, quindi per dare più spazio alle immigrazioni, quelle che noi non vogliamo, vogliamo che se noi lavoratori non arriveremo anche da parte del governo che sia consentito più occupazione, noi può darsi che arriveremo anche a un'occupazione di terra per occuparci e diciamo che noi vogliamo lavorare nel nostro terreno della nostra città. Non vogliamo più essere emigrati dal proprio paese. In questo momento, nel giro di pochi anni, si decide della sorte della economia di alcune regioni d'Italia e dell'intero Mezzogiorno. Cioè si decide se l'agricoltura italiana e in particolare l'agricoltura meridionale ha una funzione di sviluppo economico e quindi può, come deve, rappresentare una attività remunerativa dal punto di vista economico e una attività, uno strumento di redenzione sociale dal punto di vista politico. Poiché stiamo di fronte ad un tentativo gravissimo, oggi si tenta di assorbire l'agricoltura da parte dell'industria, sicché macchine agricole, concimi, acqua, meccanizzazione in generale dell'agricoltura, mentre dovrebbero essere gli strumenti naturali nelle mani dei contadini, dei coltivatori diretti, dei produttori agricoli, sono invece strumenti di cui si serve la industria, nemica dell'agricoltura, portata per spinta monopolistica a sfruttare tutte le attività agricole a vantaggio di altre attività. Da soli certamente non ce la facciamo, noi cerchiamo di spingere al massimo, ma non ci sarà, che poi sarà certamente determinante l'aiuto proprio, ecco, la partecipazione di tutta la classe operaia italiana, perché questo non è solo un problema certamente di interesse meridionale o dei braccianti o di altre case, ma è un problema nazionale, un problema politico, per cui tutta la classe operaia, noi siamo certi che dai metalmeccanici ai chimici, agli alimentaristi, agli impiegati, a tutti certamente daremo battaglia su questi problemi, perché questo adesso è diventato un problema politico. Se vogliamo risolvere quei problemi che sinteticamente ho esposto, necessita creare un vasto movimento, vasti consensi popolari intorno a specifici problemi. In primo luogo necessita che i contadini con i problemi loro stiano al fianco dei braccianti. Perché realmente noi, mentre facciamo la lotta per il contratto di lavoro, però facciamo anche la lotta politica,